Buongiorno a tutti, siamo in compagnia dell'architetto Maria Alessandra Segantini dello studio C+S. Buongiorno. Come lo studio C+S affronta il tema della sostenibilità, architetto? Parlare di sostenibilità è assolutamente molto complesso. A mio avviso parlare di sostenibilità significa provare a capire qual è il ruolo dell'architetto nella società contemporanea. Lo studio C+S interpreta questo tema tentando di coniugare tutte quelle che sono le componenti del progetto, quindi la materia, gli usi, il ruolo dell'edificio nella collettività, il paesaggio con le sue parole, le reti virtuali e fisiche delle nostre città e dei nostri territori. E abbiamo lavorato già da qualche anno, diciamo, su questo tema con il progetto di riqualificazione complessiva dell'isola di Sant'Erasmo, partito con il restauro di un piccolo edificio, una torre austriaca, e che poi è diventato invece il tema di ricucitura di tutto l'ambiente lagunare, quindi le cavane, le darsene, le strade, piuttosto che gli edifici tecnologici come il depuratore, che sono diventati appunto un insieme complesso che dà una nuova diciamo identità all'isola, mantenendo però le forti legami materiali e diciamo contestuali del paesaggio liquido della Laguna di Venezia. Ecco, architetto, il progetto è esposto qui in Biennale, in particolar modo nella sezione Laboratorio Italia, qual è? Siamo stati invitati ad esporre il progetto della scuola elementare di Ponzano Veneto. Questo dell'edilizia scolastica è un tema molto importante perché ci permette di ripensare al nostro futuro. Stiamo lavorando per le generazioni che verranno. E questo è un altro modo, a mio avviso, di concepire il termine sostenibilità, no? Bene, la scuola che cos'è? Non è il luogo dove si impara, né il luogo dove si insegna, ma è il luogo dove si cresce, e quindi la scuola questa scuola in classe A+, costata 960 euro al metro quadro compresi gli arredi, è di fatto un progetto, un edificio che inventa un nuovo modo di fare didattica. L'aula non è più uno spazio fisicamente solo specializzato, ma è uno spazio in fortissima relazione con gli altri, pubblici e più collettivi, che sono la biblioteca, la mensa, le palestre. Tutti si affacciano in una corte centrale dove un albero è l'identità di questo spazio, il luogo dove si incontrano due persone sotto un albero, come diceva Cetti, è una scuola.